Schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Mix, che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la crew. Devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un mega glitch dei soldi ragazzi che ci permetterà di duplicare auto a manetta. Allora, per fare questo glitch ragazzi dovete avere un amico che vi aiuta, una Wenger, questa è la prima parte del glitch ragazzi, e nella base operativa dovete avere una LGR H8 e una Retro Custom, ok? Quindi passiamo alla prima parte del glitch ragazzi. La prima parte del glitch è semplice, la conoscete tutti, che è quella per duplicare i veicoli nella base operativa. Quindi dovete salire nella Wenger con il vostro amico e il vostro amico deve salire con voi nella Wenger, non dopo, deve salire nello stesso momento con voi. A questo punto premerete la freccia a destra, entrerete nell'officina e poi vi posizionerete su esci dalla base operativa, terrete premuto il tasto option mentre lo rilasciate, premete X fino ad ottenere la schermata di bug, questa qui ragazzi. A questo punto che cosa dovete fare? Mettete in sospensione l'applicazione, cioè aprite YouTube, aprite il lettore multimediale o quello che sia, in maniera tale che vi metterà in sospensione l'applicazione. Ritornerete su GTA, accetterete il messaggio, ritornate su GTA e accettate il messaggio di applicazione sospesa. A questo punto il vostro amico dovrà andare nel party e fare un giochiamo insieme. Quindi aspettiamo nella sessione l'invito, come vedete è arrivato, accettate l'invito, giochiamo insieme e ritornerete nella sessione del vostro amico. Come potrete notare, appena giunti in sessione il vostro amico è buggato. Che cosa dovete fare? Avviate una missione di Rockstar, un lavoro da titano, e gli dite al vostro amico di unirsi tramite party e fare partecipa a sessione ragazzi. Quindi noi siamo qui, il vostro amico andrà nel party, farà partecipa a sessione e si unirà a voi, mentre voi che cosa dovete fare? Questo era quello che farà l'amico. Che cosa dovete fare voi? Premete cerchio e rimanete nella schermata nera. Il vostro amico si unirà, gli darà il primo messaggio, lo accetterà. Quando avrà accettato il primo messaggio vi dirà che lo ha accettato e voi uscirete dall'attività. A questo punto il vostro amico si potrà muovere nella vostra base operativa. Voi uscirete fuori dalla base operativa e chiamerete dal deposito veicoli speciali un veicolo speciale. Io qui chiamo il Wrestlander, però voi potete chiamare quello che volete, e lo lasciate fuori dalla base operativa ragazzi. A questo punto rientrate nella base operativa, come vedete eccolo qui è giunto, rientrate nella base operativa e fate il passaggio dell'auto, quello che conoscete già tutti. Gli dite al vostro amico di tenere premuto triangolo e quando lui sta entrando in auto voi dovete scendere nello stesso istante che lui sta entrando in auto, mettete l'auto in questa posizione e vi curate se vi teletrasporta ragazzi. Ve ne andate qui vicino, fate comparire il messaggio, questo messaggio che vedete in alto a sinistra, quello che di uscire dalla base operativa, non l'altro, e premete X e triangolo insieme. A questo punto vi troverete fuori dalla base operativa con l'auto, rientrate direttamente nella base operativa, vi dirà base operativa piena, e andrete a sostituire con una retro custom in questo caso, perché all'inizio del video il primo passaggio l'avete fatto con una LGR H8 semplice ragazzi, per quello dicevo di avere una LGR H8 nella base operativa. E come potete vedere il Wrestlander è passato nella nostra base operativa, eccolo qui. A questo punto siamo pronti per fare il glitch ragazzi. Andate nel deposito veicoli speciali, chiamate il vostro centro operativo e lo mettete fuori dal deposito veicoli speciali.
Altro passo che poi andremo a vedere, ragazzi, io ve lo vi sto facendo passo per passo. Quindi a questo punto entrate nel vostro deposito veicoli speciali. Qui ci metterà un pochino, scusate, ma non ho tagliato, ho fatto parecchi tagli ma non questo pezzo. Invitate il vostro amico, voi dovrete essere CEO, invitate il vostro amico nel vostro CEO e una volta che l'avete invitato nel vostro CEO lo invitate nel magazzino veicoli speciali, ragazzi. Che cosa sarà accaduto in questo caso? Che l'auto che noi avevamo nel nostro diciamo nella nostra base operativa è passata nel deposito veicoli speciali. Quindi andremo sotto e ci troveremo l'auto. Il nostro amico dovrà semplicemente rimanere nel deposito veicoli speciali e noi potremo incominciare la duplicazione, ragazzi. Allora, qui ragazzi, la cosa fondamentale che dovete fare prima di incominciare la duplicazione è aver distrutto delle faggio, ragazzi. Adesso vi faccio vedere. Io in un garage avevo tutte faggio che sono distrutte, le vedete? Tutte queste sono faggio distrutte. Quindi a questo punto, dopo che avete distrutto tutte le faggio, chiamate l'assicurazione, richiamate una faggio di quel garage lì, ovviamente. Aspettate che compare in mappa. Io qui, ragazzi, avevo un casino di attività, qualcosa di allucinante, che mi si vedevano tutte quante le attività, quindi non riuscivo neanche a capire quando spawnava la faggio. Infatti ho dovuto togliere tutte le attività. E una volta che è spawnata la faggio, aspettate che io tolgo le attività. Se le togliete è meglio, perché almeno potrete visualizzare subito la faggio che spawna, insomma. E una volta che vi è spawnata la faggio, entrate nel centro operativo mobile, ragazzi. Schiacciate X tante volte e uscite fuori dal centro operativo mobile. A questo punto, ragazzi, la duplicazione è avvenuta. Potete lasciare tranquillamente la macchina qui fuori. Io qui me ne stavo andando ma avevo dimenticato, quindi sono tornato indietro. Lasciate l'auto qui fuori, entrate nuovamente nella vostra diciamo nel vostro magazzino, prendete il veicolo e uscite fuori nuovamente. Io qui ho mandato il video parecchio in velocità, perché tutto il video senza tagli mi sarebbe durato 23 minuti, non penso avevate voglia di vedere 23 minuti di video. E fate la stessa cosa, ragazzi, e richiamate nuovamente una faggio dalla Morse Mutual, vi assicurate che la mette in mappa e entrate nel centro operativo mobile. E così di seguito per tutto il glitch, ragazzi. Quindi io adesso stoppo il comment e ci sentiamo alla fine del video. Rieccoci di nuovo qui, ragazzi. Allora, come vedete, io avevo questo garage, non so se ve lo ricordate, che c'erano tutte faggio e adesso ci sono tutte Sultan che ho appena duplicato, ragazzi. Il glitch è abbastanza semplice, ci vuole poco, l'importante è che ho un minimo di preparazione. Vedete che ho ancora un paio di faggio distrutte. Ci vuole solamente un minimo di preparazione, ragazzi. Detto questo, buon glitch a tutti, un saluto e al prossimo video. Ciao a tutti!